Siamo qua a Messina in Piazza Duomo, la fontana del Montorsoli del 1500. Il campanile sta segnando le 9:30. Notiamo nel secondo piatto della fontana una rappresentazione della Gorgone, che è il simbolo della Sicilia nel centro della Trinacria, e qui rappresentato nel piatto più grande della fontana. Eccolo qui al centro del semicerchio che si vede sul bordo laterale. Ci sono i serpenti molto vistosi che sembrano quasi le corna di un caprone, ma in realtà sono i serpenti, si notano bene sulla fronte e in questa espressione quasi di sofferenza della Gorgone, che in realtà ride nelle rappresentazioni che abbiamo in tutti i templi della Sicilia. È una Gorgone ridente nel sorriso sardonico tipico delle culture mediterranee, molto presente anche in Sardegna, nelle maschere. Ed è il riso della Gorgone matriarcale che, nonostante sia stata decapitata dalla mitologia greca, sorride sardonicamente perché sa di essere invincibile. E infatti la testa della Gorgone, tagliata da Perseo, continua a pietrificare anche dopo essere stato staccato dal corpo. Perseo la usa, la porta con sé in una borsa per pietrificare i nemici, la esce dalla borsa e la mostra ai nemici per farli pietrificare. E quindi la potenza del matriarcato è ancora valida e ancora efficace anche dopo la decapitazione. Questo è il passaggio epocale che avviene nella cultura occidentale, il passaggio di potere tra il matriarcato e il patriarcato, secondo il mito greco. Ecco perché la Gorgone è rappresentata in tutte le manifestazioni culturali greche, anche sui templi, e soprattutto è rappresentata nella veste di Atena. Al centro della veste di Atena è sempre rappresentata la testa della Gorgone, ed è il passaggio epocale tra il patriarcato e il matriarcato. Questa fontana rappresenta inoltre un altro passaggio tra il matriarcato e il patriarcato, perché questa fontana è dedicata a Orione, il fondatore della città di Messina, nonché omonimo della costellazione di Orione, che in realtà ha lo stesso aspetto, la stessa rappresentazione della divinità femminile, che è Diana Cacciatrice. Diana Cacciatrice ha come arma l'arco con la faretra, delle frecce, e il cane. Eccolo infatti Orione, rappresentato con il cane Sirio, ed è nella costellazione di Orione. Abbiamo infatti in basso a sinistra la stella Sirio, che è la più brillante della costellazione stessa. Quindi qui abbiamo un'altra sovrapposizione sincretica del mito greco, sul mito greco patriarcale, sul mito femminile anteriore, collegato anche con le Amazzoni, con il mito delle donne guerriere,
che sono qui in qualche modo rappresentate da queste ninfe che si trovano fra il primo e il secondo piatto della fra il primo e il secondo piatto della fontana. Possiamo notare che mentre in alto la testa della Gorgone è priva di serpenti, nel secondo piatto invece è il ghigno della Gorgone diventa una smorfia di dolore e quindi il momento della trasformazione è proprio rappresentato il passaggio fra il volto della Gorgone che si trova sul primo piatto e il volto della Gorgone che si trova sul secondo piatto. Si passa da una risata, da un ghigno privo di serpenti, con i capelli ben delineati, ben curati, a un ghigno quasi di dolore con i serpenti in grande evidenza. Quindi le figure femminili che reggono il piatto superiore sono delle cariatidi, delle colonne che reggono il patriarcato, ecco, che il patriarcato basa la sua potenza, il suo governo sull'incatenamento delle donne a questa fontana, a questo primo piatto. In fondo poi abbiamo delle figure molto complesse con dei serpenti, con dei baffi molto pronunciati, sembrano quasi dei giganti orientaleggianti, con delle rappresentazioni un po' medio orientali, come se quest'ultimo passaggio fosse questa colonna che, su cui è basata tutta questa prima colonna su cui è basata tutta la fontana, sia rappresentata da esseri mostruosi, giganteschi, dalle orecchie a punta, sono gli schiavi dell'umanità, i vinti, i mostri che reggono questo potere maschilista di cui la colonna centrale è rappresentata dalle donne, in cui le donne rappresentano la base. Poi in alto abbiamo dei bambini, dei putti, proprio sotto la figura di Orione, con il cane. Che qui è ben rappresentato, completa la struttura della fontana, i fiumi più importanti del Mediterraneo, che sono il Tevere, il Nilo, l'Ebro e il Camaro.